Io conobbi Gigi Vannucchi a Roma nell'ottobre del 1949, quando tutte e due entrammo all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica. Io ero l'unico regista ammesso per tutti e tre gli anni, non c'erano altri allievi registi, e quindi avevo una certa quantità di lezioni a parte, però alcune mie lezioni, soprattutto quelle di Costa, si svolgevano assieme alla classe degli allievi attori. E quindi io mi trovai subito dentro una classe, devo dire, piuttosto eccezionale. C'erano allievi attori giovanissimi, come Gigi appunto, ma anche Franco Graziosi, Glauco Mauri, Nick Sperlì, che morì troppo giovane. Era una classe viva, animata, composta di temperamenti diversissimi fra di loro. Già da allora ognuno di questi allievi attori aveva una sua personalità. Devo dire che si stabilì una amicizia forte fra me, Gigi, Franco Graziosi e Nick Sperlì fin dal primo momento. Avevamo tutti una borsa di studio di lire 30.000, ma in realtà erano poi 27.000 perché 3.000 se li pigliava lo Stato. Però con una borsa di studio di 27.000 lire saremmo potuti vivere benissimo tutti se non ci fosse stato con noi Nick Sperlì. Nick Sperlì era un genovese. Ora corre la leggenda che i genovesi siano un po' tirati. Probabilmente Nick rappresentava l'eccezione che conferma la regola. Per esempio, riuscì a convincerci che febbraio era un mese cortissimo, praticamente un mese nano. E ci lasciammo chissà perché persuadere dalle sue parole e facemmo una vita meravigliosa, andammo in ristoranti carissimi, eccetera. Quindi al 15 del mese di febbraio, che sempre 28 giorni ha, massimo c'era 29, ci trovammo veramente senza una lira. Quando dico senza una lira, non sto scherzando, proprio senza una lira per il biglietto del tram. Un giorno dopo 2 giorni di non mangiare, proprio totale, ci pervenne la telefonata di Gigi. Sua madre gli aveva mandato una scatola di metallo contenente 5 kg di wafer. E allora, dai vari rioni di Roma, a piedi, perché non c'erano i soldi e il biglietto del tram, confluimmo verso la casa di Gigi, che allora abitava a Piazza Bologna o lì vicino, e mi ricordo che con sta scatola aperta attorno al letto, io, Nick, Franco e Gigi, con l'accompagnamento solo di bicchieri d'acqua, ci mangiamo 1 chilo di wafer a testa, per cui da allora fino all'età di 83 anni, quella che ho attualmente, non riesco più a inghiottire un wafer. Questa era un po' la situazione. L'amicizia con Gigi aveva un che di particolare, perché fin dalle prime volte che ci eravamo conosciuti, avevo scoperto che Gigi aveva lo stesso tipo di propensione per la lettura e per la cultura che avevo io. Tant'è vero che quando io gli chiesi, perché non aveva assistito, cosa hai portato come esame d'ammissione all'Accademia, lui con molta tranquillità rispose Gide, che era un nome, credo, sconosciuto a tutto il resto dei suoi compagni. Era l'unica persona con la quale potessi parlare di letteratura. Quando finì l'Accademia, il primo anno, noi sapevamo che a luglio saremmo stati riconvocati da Orazio per il suo spettacolo Le Petit Pauvre, il poverello di Copò che avrebbe fatto a San Miniato. Quindi avevamo un mese di pausa. Partì da Gigi la proposta di dire: perché non vieni
con me a casa mia a Modena. Allora suo padre e sua madre stavano a Modena e passiamo questo mese assieme. Io dovetti inventarmi una scusa con i miei perché non tornavo in Sicilia e quindi abbiamo passato un meraviglioso mese a Modena, io e lui. Facemmo serate meravigliose, quanto belle. Non vivevamo solo di letteratura, eravamo dei ragazzi e vivevamo la nostra vita. La letteratura era un fatto importante per noi. Una sera ci capitò un fatto bellissimo. Non so quale festa c'era a Fregene, organizzata non so da chi. Io e Gigi andammo assieme. E dopo mezz'oretta ci annoiammo mortalmente. E allora cominciammo a girare per la casa e scoprimmo che c'era una bellissima libreria e sul tavolo di questa libreria c'era una rivista alta così, francese, si chiamava L'Arbalète, la balestra. Scoprimmo che c'era un testo di Jean Genet. Ora di Genè noi due, Gigi e io, ne avevamo già parlato a lungo, perché già si sussurrava, si sapeva chi era Genè. In qualche modo sulle Nouvelles Littéraires avevamo letto degli articoli di Gide, del suo amato Gide, che parlavano di Genè, eccetera, eccetera. Ci sedemmo accanto e cominciammo a leggercelo, il testo in francese. A un certo punto dicemmo, ma che ci stiamo a fare qua? E ce ne tornammo a Roma. A Roma passammo tutta la nottata fino all'alba a leggere questo testo. Dopodiché decidemmo di tradurlo e di farlo in Italia. Allora scrivemmo una lettera a Jean Genet presso l'Arbalète, sperando che ci desse i diritti d'autore. Dopo manco 10 giorni arrivò la risposta di Jean Genet, che diceva, cari amici, ma traducetelo come e quando volete, cercate di farvi dare più soldi che potete, che appena io arrivo in Italia ce le dividiamo. Tranquillissimo. Ci mettiamo a tradurre, finiamo di tradurlo, lo mandiamo a Sipario, lo mandiamo a Dramma, si rifiutano di pubblicarlo, perché ritenuto di contenuto osceno. Una mattina mi telefona una voce romanesca e mi fa, oh, tu sei Camilleri? Sì. Dice, aspetta che ti passo Genet. E mi passa Genet, che era a Roma. Allora io telefono immediatamente a Gigi e alle 11 ci rechiamo al Grand Hotel, tremolanti tutte e due d'emozione. Quando arriviamo davanti a questo carismatico individuo che era Genet, con sto naso rotto da pugile, sti occhi che erano un lago azzurro, calvo, di un fascino personale mostruoso, la prima domanda che ci rivolge è: perché tanta attenzione per me? Siete pederasti? No, diciamo tutte e due. Allora lui fa, perché? E Gigi e Bonillumination disse, perché lei è un poeta. La risposta gli piacque. Passammo un giorno intero con Genet, ma è stato un giorno travolgente, di quello da segnare una vita.